Mercoledì 6 dicembre 2023 ci troviamo alla torrefazione Kimbo e siamo in compagnia di Tommaso Lungo, il presidente dell'AIS Campania, l'Associazione Italiana Sommelier. Tommaso, benvenuto. Grazie, grazie. Allora, spieghiamo in pochi minuti perché questo percorso condiviso tra caffè e vino. Con Kimbo, con Mario Rubino, c'è stato un dialogo consolidato che si è in qualche modo sviluppato in un percorso temporale molto lungo. Il risultato di questo dialogo è stato presentato questa mattina. Il coinvolgimento dei docenti AIS Campania in questo percorso formativo che è rivolto non solo agli operatori di settore, ma soprattutto, mi permetto di dire, all'utente finale, al consumatore finale. Per farlo crescere in maniera graduale, lenta, in un discorso di consapevolezza. Il caffè è una delle bevande più bevute al mondo, è un rito quotidiano, è un rito che ci appartiene, fa parte della nostra cultura. Adesso è giunto il momento, dal basso, di acquisire una maggiore conoscenza di tutta la filiera, una filiera lunghissima, quella del caffè, dalla piantagione alla tazzina, e il mondo del vino, con la sua esperienza, la sua didattica, può aiutare nella traduzione del linguaggio specialistico, quindi legato all'assaggio professionale, per renderlo un po' più trasversale, per analfabetizzare il mondo dei consumatori verso questa bevanda molto conosciuta, ma che deve essere però approfondita nelle sue caratteristiche più intrinseche. Mi piace immaginare questo percorso tra il mondo del vino e il mondo del caffè come una sorta di convergenze parallele, vale a dire due mondi che viaggiano su due direttrici apparentemente distanti, che in realtà si sovrappongono, si toccano, si sfiorano, e da questa interazione tra il mondo del vino e il mondo del caffè si può trarre un grande beneficio in termini di consapevolezza per andare a, come spunto, per valorizzare alcuni elementi che spesso non consideriamo: l'origine del caffè, per esempio, la temperatura di servizio, il volume del caffè nella tazza. Sono tutte condizioni, delle variabili, dei fattori che possono modificare l'esperienza sensoriale dell'assaggio, e il mondo del vino e il mondo del caffè possono trovare in questa collaborazione una direttrice di sviluppo, di formazione. E concludendo dunque, che cosa dobbiamo attenderci per il 2024 tra il binomio caffè e vino con Kimbo e l'Associazione Italiana Sommelier? Sì, AIS Campania sosterrà questo progetto di Kimbo, che naturalmente il Training Center è una struttura che può erogare dei corsi di un alto valore didattico e formativo. Il 2024 si apre quindi con la possibilità di attivare dei percorsi che saranno aperti al mondo trasversale dell'utente finale, ma anche dell'operatore di settore, e quindi avremo la possibilità di valorizzare e sperimentare sul campo questa possibilità di interazione tra il mondo del caffè e il mondo del vino. Tommaso Lungo, grazie. Grazie a voi.